Grazie e benvenuti in un nuovissimo video. Allora, è da un pochino che non faccio video della casa, lo ammetto. Però è semplicemente perché abbiamo fatto un po' di lavori qua, un po' lavori là e quindi vi volevo far vedere qualcosa di un po' più definito. Però oggi abbiamo fatto giornata giardinaggio e quindi voglio far vedere come è venuto tutto il giardino, che ovviamente non è finito. Però diciamo siamo a un bel punto, anche perché abbiamo preferito farlo adesso, anche se potevamo farlo quando eravamo direttamente qui, ma abbiamo preferito farlo adesso perché con un bambino di 1 anno non si sa mai gli animaletti, qualcosina, quindi li cacciamo, gli abbiamo tagliati l'erba, tutto, e quindi ora vi faccio vedere. Partiamo da qui. Abbiamo pulito e messo a posto tutta la parte del barbecue e anche all'interno, spero si veda, la parte appunto dove si fanno le pizze. L'abbiamo tutta ripulita, vedete? E siamo andati a levare la grata che era veramente in condizioni pessime. Quindi andremo a ricomprarne un'altra. Però insomma è venuto un bel lavorino secondo me. Perché appunto abbiamo levato tutta la cenere che c'era lì sotto, tutte le ragnatele che si erano appunto andate a intalcare anche negli angolini più piccoli, e quindi abbiamo fatto questo. Nel frattempo abbiamo fatto anche questa qui, che appunto erano tutti i rami che c'erano rimasti in giro per il giardino e l'abbiamo messi qui. Ovviamente ce n'è anche un po' qua, però faremo, diciamo, faremo anche il pezzo sopra, solo che volevamo un po' vedere perché abbiamo tanti pezzi grossi, allora abbiamo detto preferiamo metterci appunto i pezzettini più grossi. Poi abbiamo tagliato tutta l'erba, come potete vedere. Guardate, il mio posto per l'orticello ora è di nuovo un pezzetto di giardino. Guardate, abbiamo tagliato tutto anche qua, cioè in realtà ve lo devo dire, ha tagliato tutto il mio compagno. Io l'ho solo aiutato a portare via la roba. Quindi abbiamo tutto tagliato qui, la sponda, tutte queste cosine qui. Poi ragazzi, qui intanto sono fioriti un sacco di fiori. Guardate che bello! Guardate questa pianta quanto è bella! Cioè, io innamorata di questa pianta. Passiamo invece al giardino più grande, anche qui abbiamo tagliato l'erba, come potete vedere. E qua vi ricordate che c'era tipo un mucchio gigantesco di legna? Ecco, l'abbiamo eliminata un po' mettendola dall'altra parte dove vi ho fatto vedere prima. E in più praticamente questa legna qui è tutta, diciamo, dei pezzi di legno che non sono riutilizzabili o se non per fare tipo magari il barbecue, queste cose qui. Quindi ora vedremo un attimo cosa fare. E queste qui invece andranno tagliate e messe al po di là appunto. Poi questo qui abbiamo lasciato perché c'erano delle piantine che ci piacevano, e là abbiamo tutto tagliato. Qua appunto vi faccio rivedere la nostra piantina. Qua vabbè, erano tutte delle piantine, quindi abbiamo evitato di tagliare. Guardate, qua c'è questo alberello fantastico. Qua vedete, abbiamo tutto tagliato. Guardate, cioè ha tutto tagliato, io ho tutto pulito perché c'era tutta, insomma, l'erba. Guardate che carine tutte queste belle piantine. E ringraziamo anche il vicino che ogni tanto veniva a dare appunto una tagliata all'erba, all'erba e comunque anche a questi alberi. Guardate che meraviglia! Cioè, ragazzi, una meraviglia, guardate, è bellissima. Poi appunto il vicino l'ha tagliata tutta per bene. Guardate che bella. E poi vabbè, c'è questa parte, abbiamo tutto ripulito, vedete? Abbiamo tutto ripulito e anche qui abbiamo ripulito tutto e appunto tagliato tutta l'erba. Ora appunto ci manca il pezzo di là che però ancora, diciamo, c'è la terra, quindi anche no. E abbiamo appunto però fatto tutto il giardino.
tutto quello che diciamo usiamo con più frequenza. Dovremmo andare anche a levare lì nella scaletta, a tagliare meglio, ma quello andrà fatto a mano. Però ragazzi, guardate, cioè è proprio bello. Guardate, è bellissimo. Io innamorata di queste due piante bellissime. Guardate che alberi. Ragazzi, comunque questa legna teoricamente era il mio compito, solo che solo io sono riuscita a prendere una zecca, niente di preoccupante perché l'ho rimossa subito per fortuna, ma da lì ho detto no, 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 noi abbiamo litigato per un po', quindi per un po' non ti taglierò più. Guardate, questo è il giardino. Meraviglioso, ragazzi. Poi vabbè, là abbiamo l'altalena e lo scivolo che non si vede. Dove è andato? Ah, è dietro all'albero. Guardate, eccolo lo scivolino e l'altalena. Ragazzi, dal mio giardino fantastico con la mia pianta super fantastica, vi saluto, vi mando un bacione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mettere like al video e commentate, fatemi sapere se questi home tour dei vari posti della mia casa vi piacciono oppure no. Perché il video dell'home tour di circa un mesetto fa, insomma di quando la casa ancora non era sistemata, ha raggiunto quasi le 10.000 visual, quindi tantissime per me perché sono all'inizio, e quasi 300 like mi sembra. Quindi grazie, grazie, grazie. E anche l'ultimo video pubblicato comunque ha raggiunto tante visualizzazioni. Quindi vi ringrazio e vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao!